Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Riprendiamo in mano il Vangelo di San Marco. L'abbiamo lasciato per 5 domeniche, perché ci siamo così attardati a leggere per 5 domeniche successive un capitolo meraviglioso, quello di San Giovanni, che parlava del pane: io sono il pane della vita, ricordate? E l'abbiamo approfondito, abbiamo cercato di capirlo, di farlo nostro. Allora adesso la Chiesa ci riporta proprio nel Vangelo che è proprio di questo anno. Stiamo leggendo proprio sempre pian piano il Vangelo di San Marco. E ci riporta su un tema che ci sembra strano, sembra distante da noi, ma se una volta ci mettiamo lì, lo capiamo, diventa proprio nostro e diventa vita, quotidianità. Cominciamo dal contesto. Deve averla fatta grossa Gesù, perché si muovono gli scribi erano i teologi di allora, vengono da Gerusalemme, ve lo traduco, dai, il discorso, è come se Don Giorgio le sparasse talmente grosse che dalla curia, o meglio ancora dalla Santa Sede, vengono a vedere che cosa sta facendo. È così, sapete. E qua comincia il discorso: venuti da Gerusalemme gli scribi, perché Gesù sta parlando veramente in un modo sconvolgente. E qual è questa cosa che sta sconvolgendo? Dice: c'è una tradizione che è tradizione umana, e voi
la trattate come se fosse una tradizione di Dio. Ma vi rendete conto? E la domanda che gli fanno è proprio questa: ma perché tu e i tuoi discepoli maltrattate la tradizione? Che cosa ti ha fatto di male? Ma lo sai che la tradizione è qualche cosa che viene da Dio? Ma allora? È molto attuale il discorso, sapete, e vediamo le conseguenze di questo discorso sulla tradizione. Tradizione sono gesti umani che pian piano entrano nella nostra vita e li trattiamo come se fossero direttamente venuti da Dio. E la risposta di Gesù non tarda. La risposta di Gesù è pian piano li porta, non solamente loro che capiscono relativamente o non vogliono capire, ma porta i suoi discepoli di tutti i tempi, quindi anche noi, al centro della proposta nuova che lui sta offrendo a tutta l'umanità e soprattutto ai suoi discepoli. Innanzitutto comincia così dicendo: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Ipocriti erano i commedianti, quelli che facevano le commedie. E allora le commedie erano fatte con le maschere. Si mettevano delle maschere, varie maschere per i vari personaggi. E quindi Gesù sta dicendo: voi siete dei commedianti. Avete messo delle maschere che vi fanno apparire, ma dentro di voi non siete niente, non valete niente. E quindi comincia in un modo, direi, abbastanza aggressivo Gesù, ma non per offendere, anche se si offendono, ma per far riflettere. E Gesù questo atteggiamento ce l'ha sempre: toglietevi la maschera, dai. Ed è la prima cosa che ci presenta, eh? Ma quante maschere abbiamo? Quante maschere ci mettiamo? Nei confronti di Dio e nei confronti anche degli altri. Tutti vogliamo in qualche modo apparire, no? Ci mettiamo così a tirar fuori le nostre doti, magari quelle che non abbiamo anche, perché vogliamo essere considerati, perché vogliamo l'applauso, perché vogliamo, dai, toglietevi queste maschere, ipocriti, finitela di fare i commedianti. E poi va avanti: invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. La tradizione che voi avete messo in piedi, cari commedianti, è una cosa che viene dagli uomini, l'avete impiantata voi, non c'è niente di Dio. Voi la spacciate come qualche cosa che viene da Dio, ma no. Ed è quello che purtroppo avviene con tante situazioni, incontri, religiosità anche. Bisogna essere attenti a tante cose che noi seguiamo, che spacciamo come qualche cosa che viene da Dio. E magari è sempre stato così e non ce ne rendiamo conto che invece è qualche cosa che è stata costruita ed è cresciuta ed è aumentata nel corso dei tempi. Ma sotto sotto è un po' una commedia. Stiamo attenti, Gesù è terribile in quello che sta dicendo. E poi, chiamata la folla, diceva loro. Quindi adesso comincia a parlare con la folla. E qua purtroppo il brano del Vangelo salta, ma se lo leggiamo bene il Vangelo, c'ha un piccolo testo meraviglioso. E dice: cari miei commedianti, fa un esempio Gesù, pensatevi che cosa avete fatto voi. Avete tolto il sostegno che date ai vostri genitori perché dite: no, è di Dio. Siete talmente falsi che nel nome di Dio non date quello che dovete ai vostri genitori. La parola, magari l'avete sentita, no? È ebraica. Decidete che sia korban, quindi offerta a Dio, quello che invece dovreste fare ai vostri genitori. Ma vi rendete conto che pazzi che siete? Sostenete i vostri genitori, che Dio è contento. Perché voi ve ne lavate le mani per i vostri interessi e non accudite nemmeno i vostri vecchi nel nome di Dio. Ma vi rendete conto?
facevano proprio questo, invece di portare l'offerta per sostenere i genitori, le mettevano sull'altare e poi se la mangiavano loro e dicevano: questa è Corban, quindi è di Dio. E in sto modo qua facevano morire i loro genitori. Ma quante volte facciamo anche noi le stesse cose? Divinizziamo qualche cosa per i nostri interessi e li divinizziamo proprio nel nome di Dio a scapito degli altri che dovremmo invece servire. E poi Gesù va avanti e adesso arriva al punto centrale. Il vostro modo di pensare, la vostra religiosità, voi dite che è qualcosa di esterno, e più fate cose esteriori più state bene, e dite che questo vi fa incontrare Dio. Continuate a fare dei riti e fate dei riti, delle abluzioni, fate qualche cosa che vi rende tranquilli davanti a voi stessi, ma è questo? Guardate che dal di fuori non viene l'incontro con Dio, viene solo formalismo dal di fuori. È dal di dentro, è dal cuore che vengono le cose che aggradano a Dio, altrimenti siete dei commedianti. Basta, finitela di fare commedie esteriori. Anche le vostre religiosità, se sono lontane dal cuore, non raggiungono Dio. Qua sta cambiando la morale, Gesù sta dicendo che non è l'esterno, l'esteriorità, i riti, i vari culti, le varie cose che si fanno, tante volte per mettersi a posto la coscienza, ma è il cuore che conta. E poi alla fine fa un elenco di 12 azioni, Gesù. 12 azioni attraverso le quali, 12 perché era facile da imparare, avevano questo modo di ragionare loro, no? Quindi ne elenca 12 per dire: è questo che che dovete stare attenti, perché viene dal di dentro. Difatti l'impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, queste cose dovete cambiare dal di dentro, perché altrimenti non incontrate Dio. Vi cito solamente la prima e l'ultima, perché nel loro modo di pensare, no? La prima e l'ultima erano le più importanti, quelle che racchiudevano anche gli altri. La prima è impurità, è tradotta male, è prostituzione. Voi vi vendete per i vostri interessi, finitela, cambiate, finitela di vendervi per far successo. Guardate com'è attuale il discorso. E l'ultima è stoltezza, stupidità. E qual è la stupidità? Pensate voi solo a voi stessi. Finite di pensare a voi stessi, cominciate a pensare agli altri. Allora il mondo cambia, perché cambiate voi dal di dentro, dal vostro cuore. Lo chiama così Gesù. Il cuore è la mente, il cuore è la sede delle autentiche relazioni. Dal di dentro si deve cambiare. Allora cambiano anche le azioni in rapporto agli altri. Tra l'altro avete notato, queste 12 azioni elencate sono tutte riguardo agli uomini, nessuna riguardo a Dio. Che cosa vuol dire questo? Che Dio lo si incontra quando ci sono delle vere, autentiche relazioni con gli altri. Non andate in cerca di Dio facendo chissà quali azioni esteriori, ma cambiate il vostro cuore nei confronti degli altri, allora incontrerete veramente Dio. Oh, sono delle botte terribili per gli scribi di allora, i teologi ufficiali di allora, che erano venuti dal Vaticano di allora, ma anche per me, forse anche per voi. Buon cammino.